radio2pod.rai.it. Fukushima, Massimo, i giornali di oggi raccontano di una centrale nucleare ancora in panne, in particolare di molta acqua radioattiva che i giapponesi stanno pensando forse di scaricare in mare, perché da qualche parte la dobbiamo mettere, non è che possiamo tenerla qua, la scarichiamo in mare. O in bottigli, altrimenti tonnellate di acqua radioattiva finiranno diversamente direttamente in mare. 10-15 mila tonnellate. Qualcosa, 15 mila tonnellate di acqua radioattiva. Noi, come tutti che viviamo nell'epoca della paura, ci siamo chiesti: ma il tonno, l'acciuga, la balena che i giapponesi amano pescare ogni tanto. Ecco, come finirà? C'è bisogno di aver paura? Sì, siamo a Milano, c'è bisogno di aver paura. Ci facciamo consolare, ci facciamo spiegare qualcosa da qualcuno che invece ha un approccio scientifico. Lui è un esperto dell'Università di Pavia e docente di fisica delle radiazioni, il professor Saverio Altieri. Professore, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa vuol dire 15.000 tonnellate di acqua radioattiva che finiscono nel Pacifico? È una cosa come l'omeopatia che mia moglie dà ai bambini, non serve a nulla, dicono alcuni, in qualche modo qualcosa cambia. Scusa Altieri. Prego, arriva fino da noi, Altieri, una cosa così, è pericolosa. Assolutamente, qui in Italia non arriverà, assolutamente non arriverà. Vorrei precisare una cosa. Non sono 15.000, ma sono 11.500 le tonnellate di cui si sta parlando, e sono 10.000 tonnellate di acqua debolmente radioattiva e 1.500 tonnellate di altra acqua, anche questa debolmente radioattiva. La prima deriva da un sistema di stoccaggio che hanno presso la centrale di Fukushima. È un'acqua leggermente radioattiva che, diciamo, loro stoccano, hanno stoccato durante la lavorazione, non durante l'incidente, prima di poterla scaricare in mare, così come qualsiasi impianto, non solo nucleare, scarica una parte dei rifiuti in maniera controllata, diciamo, nell'ambiente esterno. Ma scusi, ma questi normalmente scaricavano in mare l'acqua radioattiva? No, normalmente. Dico che se lei prende qualsiasi industria... Qualsiasi industria, che sia un impianto nucleare, che sia un impianto di qualsiasi altra cosa, tanto all'esterno buttano fuori. Ma pure le centrali nucleari? Gli impianti nucleari sono quelli che buttano fuori le minori quantità possibili. Si spera sempre. In maniera estremamente controllata, regolamentata. Diciamo. Anche perché gli scarti della fabbrica di Aringhe sono puzzolenti e pericolosi. Gli scarti di una centrale nucleare... meno puzzolenti possono essere più pericolosi. Ma com'è la diluizione del tutto, allora, professore? Per quanto riguarda questi 10.000 metri cubi di acqua che vogliono scaricare, è una quantità, diciamo, la radioattività è estremamente bassa. Loro hanno fatto un conto che se uno si mettesse vicino a pescare il pesce, vicino alla bocca di scarico, quindi prendesse il pesce, tutti i molluschi e tutta l'altra roba che uno può prendere dal mare, là vicino alla bocca di scarico, e si nutrisse solamente di questa roba per un anno intero, assorbirebbe una dose di radiazione di circa 0,6 millisievert in un anno. Cioè? Questo rappresenta un quinto della dose di radiazione che ciascuno di noi si prende dalla radioattività ambientale, perché non bisogna dimenticare che noi viviamo in un ambiente radioattivo. Quindi, no, scusi professore, ma professor Altieri, ma quindi è niente? Cioè, se è così, è niente? Allora, sicuramente, io sto parlando di queste 10.000 tonnellate. Queste 10.000 tonnellate sono niente.
niente. Sono niente rispetto a quello. Ma perché sono poco radioattive? Sì, perché il problema non è semplicemente la quantità dell'acqua che si scarica, ma dipende anche dalla concentrazione di radioattività che c'è all'interno di quest'acqua. Quindi lei dice, se non si devono preoccupare là nel Pacifico, figuriamoci qua nel Mediterraneo che mai arriverà. Assolutamente no. Però Ligia, il nostro pensiero dei chilometri zero, comunque il tonno ce lo mangiamo qua del Mediterraneo, potendo scegliere. Sono d'accordo con lei, però no. Però no, dice però, uguale. No, assolutamente no. Cioè, no. Scusa, non avevo capito quello che ma avete detto. Ma neanche io lo capisco. No, tenga conto di una cosa. Vuole un esempio. Lei crede che quando mangia non è mai venuto a contatto con la radioattività. E invece no? Pure lì. No, è sicuro, mangiamo in mensa la RAI a volte. Le faccio un esempio della natura che ci vuole tanto bene, no? Sì. Allora, se lei prende un metro cubo di terreno dove non c'è mai stata una centrale nucleare. Ah no, certo, c'è un fondo radioattivo, chiarissimo. C'è un fondo che sono professore. 300 kilobecquerel al metro cubo. Professore, siamo noi... più tranquilli, il suo era un esempio, diciamo, agli ascoltatori, quello di andare a pescare, sì, certo, di Bromorecchia, sotto, un pescatore di Cavedoli della Val Bisenzio, dice vado lì. Era un esempio. No, va bene. Certo. Siamo grati. Uno fa, no, quei discorsi di dire... Vediamo al massimo. Sì, certo, al massimo uno dice, non mi preoccupo. Professore, grazie della puntualizzazione, arrivederci. Grazie a voi. Buonasera, era il professor Saverio Altieri, docente di fisica delle radiazioni all'Università di Pavia, un esperto di nucleare e non solo. Dalla crisi in Giappone abbiamo 2-3 minuti ancora, Massimo, prima della...